imparare a giocare a bridge sul sagrato di Santo Spirito. Tra le 13 discipline delle Olimpiadi metropolitane, infatti, c'è anche questo gioco di carte diffuso in tutto il mondo e chiamato lo sport della mente, la cui federazione è da tempo affiliata al CONI come disciplina associata. In una delle piazze più conosciute del centro storico fiorentino, così, alcuni membri del circolo bridge di Firenze Camillo Paci Sticci hanno dato lezioni a curiosi e passanti seduti sui tavoli posti accanto alla storica basilica, un modo per conoscere le strategie di questo gioco di coppia, tra punti cardinali, contratti e mazieri, e soprattutto per godersi una piazza bellissima nel segno dello sport e della cultura. La meravigliosa iniziativa che ci fa molto piacere, in cui ci fa molto piacere partecipare. Cercheremo di portare quanta più gente possibile, quanti più registi è possibile. In effetti, la diffusione di questo gioco è quello che ci interessa di più in assoluto, perché ci fa piacere, perché è un gioco molto molto bello che richiede non tanto tempo, ma comunque una buona applicazione. Per i grandi è un modo per passare le giornate, passare le serate, discutere con gli amici e tenere sveglio il cervello. Per i giovani è un modo di imparare le regole. La replica del bridge, sempre in Santo Spirito, è prevista martedì sera 29 giugno, con i veri e propri tornei a squadre composti da giocatori esperti, a cui parteciperanno anche i circoli di Empoli e Sesto Fiorentino. In palio medaglie nelle categorie maschile, femminile, senior e allievi. Beh, direi bellissimo, perché è una bellissima risposta che l'amministrazione comunale ha deciso di dare a tutta la cittadinanza. Occupare il sagrato della Chiesa di Santo Spirito, questa bellissima basilica che si trova nel centro di Firenze, con delle attività sportive. Un plauso all'amministrazione comunale che ha deciso questa iniziativa nell'ambito delle Olimpiadi della città metropolitana, un plauso anche alla città metropolitana, al consigliere Armentano, che hanno portato avanti questa iniziativa. Le Olimpiadi stanno procedendo bene, direi, a questo punto lo possiamo dire. Sono partite martedì 22 con la partita commemorativa in ricordo di Paolo Rossi, sono proseguite con il torneo di calcio, con le finali di pallavolo, con gli scacchi. Stamani mattina presso la piscina Costolina sono svolti gli incontri di scacchi, quindi bene, andiamo avanti così fino al 14 di luglio. Risponderemo presenti allo sport, ma anche alla cultura e alla città.